Ciao, io mi chiamo Davide e io Riccardo. Io ho 8 anni e io 10. Diciamo come vorremmo la nostra isola Carolina. Prima di tutto vorremmo una pista da arrampicata, sì, un po' ristrutturata. Poi magari qualche gioco di arrampicata fra gli alberi, tipo una scala, qualcosa che li unisce. Una casa sull'albero, se non è troppo difficile da costruire. E basta. Piano piano i giochi stanno scomparendo, stanno diminuendo sempre di più. Oppure si stanno piano piano rovinando, per cui hanno sopra graffiti, il legno diventa più scolorito. Secondo me si potrebbero ricolorare, mettere altri giochi. Siamo 3 mamme, ci siamo organizzate attraverso una pagina Facebook denominata Parteciparco e abbiamo dimostrato che c'è sicuramente la volontà da parte delle famiglie e dei bambini di Lodi di vivere la città in maniera ludica e comunitaria. Non abbiamo bisogno di grandi rivoluzioni, di progetti faraonici, ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di non abbattere gli alberi in prima cosa, ma di abbattere le barriere. Vorremmo che tutti i bambini di qualsiasi fascia di età e con qualsiasi abilità possano venire al parco a giocare. Vorremmo preservare l'ombra che c'è, che tutti gli alberi offrono, e non modificare questo aspetto di un parco che da generazioni viene tramandato. Non vogliamo essere noi la generazione che si macchia dell'abbattimento di questi meravigliosi alberi. Il parco dovrebbe essere fatto per i bambini e quindi avere dei giochi inclusivi. In questo parco non ci sono più di giochi. L'altro discorso che adesso vogliono fare è spostare la recinzione Viale Dalmazia. A dire la verità, se noi spostiamo la rete qua, questa diventa città. Invece potrebbe il parco Adda Sud andare via di qua e lasciare quello stabile lì in fruizione all'Isola Carolina. E siamo molto interessati che l'Isola Carolina rimanga com'è, rimanga naturalmente sistemata, messa a posto come di dovere, con giochi per i bambini, tutte le attrezzature, ma che non cambi il suo spirito. Anche quella costruzione, già noi come associazione genitori avevamo chiesto che potesse diventare una ludoteca, era stato sempre il nostro sogno. Speriamo possa restare il massimo inclusiva e ci possa essere l'accesso a tutte le persone, anche quelle che hanno difficoltà e alle biciclette. E personalmente però ritengo che questa amministrazione non stia favorendo quello che secondo noi dovrebbe essere importante, cioè una condivisione delle idee di che cosa deve diventare questo parco. E abbiamo paura che l'arretramento della recinzione vada a diminuire quella che è la zona veramente salvaguardata del parco. Siccome il comune pare che abbia stabilito una cifra di circa 400.000 euro a disposizione del parco Isola Carolina, si chiede che come cose prioritarie vengano ad esempio rifatti i viali piuttosto che appunto i giochi per i bambini che siano inclusivi. Con il club di Lodi abbiamo già chiesto all'assessore Tarchini e all'architetto Munari di poterci incontrare. Siamo in attesa che ci diano un appuntamento per visionare il progetto e vorremmo aiutarli se possibile per rendere appunto accessibile questo parco. Noi abbiamo come interlocutore una giunta che tranquillamente avrebbe abbattuto 100 alberi sani, nonostante 10.000 persone abbiano chiesto la riqualificazione in un certo modo, loro invece continuano imperterriti, veramente senza rispetto proprio anche per tutta la cittadinanza. Nei decenni questo spazio è diventato un vero e proprio ecosistema dal punto di vista della presenza dell'avifauna. In questo stesso spazio di circa 50.000 metri quadrati esistono 3 colonie feline, quindi noi vorremmo che venisse tutelato questo spazio. Non ci piace l'idea che di fronte a una normativa che vuole l'aumento degli spazi verdi e la riduzione del consumo di suolo si vada invece a ridurre notevolmente quest'area di circa il 25%, significa più di 12.000 metri quadrati. Noi vogliamo che gli spazi verdi in ambito urbano vengano ampliati perché questo è il vero polmone verde della città di Lodi. Il comune di Lodi non sta rispettando le norme di legge. La legge 10 del 2013 impone che per ristrutturare un parco ci sia il coinvolgimento della cittadinanza, che deve dirsi
concorde con questo progetto. Poi qui c'è un vincolo su questo parco, anzi due vincoli datati ma che non sono mai decaduti. Non è possibile una roba del genere. L'Isola Carolina è nata così e così deve stare. Ci sono anche, diciamo, delle disposizioni di legge che vincolano tutta l'area qui a verde, che non è possibile fare altre costruzioni, altre cose. E gli alberi non si toccano!